E pronti via, e benvenuti sui legni del Palangrano in Bassano del Grappa, quartiere 25 aprile per la mamma, la madre di tutte le partite. Prima in classifica, Mestre, Basket Mestre contro Orange One Basket Bassano. Diamo lettura dei quintetti in campo, con il numero 34 per Mestre, Alberto Causin. Poi Pascon, Zere delle Monache, Eros Chinellato con il numero 13, anche Thomas Munaretto per Bassano. Mirko Camazzola, Nick Dosetto, Alberto Dica, Stefano Gallea e Enrico Crosato. Prima scippata, pronti via, De Gaggio, 2-0. Parte con i migliori auspici questa partita. Bassano reduce da una sconfitta perdente in quel di San Marino sabato scorso, mentre Mestre reduce da anch'essa da una sconfitta in casa, a dir poco incredibile. Ricordiamo il parziale di 16-30 o giù di lì, o 38-16 dello Yadran di Bambo Root, capocannoniere del girone con 29 punti, che ha confezionato il sacco di Mestre. Partita contraddistinta da una grossissima presenza di tifosi mestrini in quel del Palangarano, 60-70 unità gagliarde, estremamente rumorosi, nonché carichi di voglia di fare bene, mettiamola così. Subito coach Tofanin ad aiutare i suoi ragazzi nella fase difensiva. Basket Mestre, che ricordiamo neopromosso, si sta comportando in maniera a dir poco spaziale in questo inizio, anzi ben più di inizio di campionato. Alberto Causin in linea di fondo, non va il canestro per lui. Amore. Passaggio consegnato, anzi fuori dai tre punti per Enrico Crosato. Pronti via, carichissimo, super cross. Probabilmente galvanizzato dalla vittoria nel derby under 19 contro la mia Paul Rosà. Maledetto anche Supercross, Zelle delle Monache in post basso contro Tosetto, sfida a dir poco classica. Buono lo scarico per Pascon, non va la tripla, rimbalzo di Alberto Dica, spinge il contropiede, anzi la transizione offensiva. Gallea fuori per Tosetto, quasi frazione di passi, delle Monache però fa buona guardia. Ricordiamo, classicissimo scontro fra lunghi anche in categoria superiore. Ricordiamo i trascorsi di Zere delle Monache in quel di Roncade, nonché in Serie B anche in quel di Faenza, un 5-6 anni fa se non ricordiamo male. Giocatore di peso, grandissimo atleta, stoppatore, difensore puro, finta il tiro, va per la penetrazione Mirko Camazzola, coraggioso, non becca niente, buona la difesa sia di delle Monache che di Thomas Munaretto. Era schinellato, pericolo pubblico numero uno, miglior realizzatore del Basket Mestre, in procinto anche lui di venire da noi un paio di anni fa. Ottimo l'intercetto di Cama, spara lungo per il Gallo, ci pensa, scarica per Dinca, meglio consigliato questo tiro, devia il pallone Alberto Causin e la rimessa è ancora per i rossoneri, rosso arancio bassanesi. Partita tesissima subito, 5-0 per Bassano, mentre con tutta la sua calma arriva anche Davide Lazzarotto. Grazie Alice, sei gentilissima, vieni vieni Davide, siediti vicino a me, bravo, sentate, dai veloce però che mica da lavorare qua, cioè. Eh sì, rimessa in campo, controllo difficoltoso di Nick Dosetto, perfezionato da Alberto Dinca, pick and roll fra Dicky e Supercross, scarico fuori per lo stesso Croce, carico, la prende, non va troppo lunga, Eros Chinellato. Hai mangiato l'abruzzese oggi? Si sente. Ricordiamo che quando si va a mangiare dall'abruzzese bisogna sempre dare fuoco al maglione che si indossa. Primo fallo per Nicola Camazzola, appena entrato in campo al posto di Stefano Gallea, che sembra abbia risentito di una leggera contusione alla caviglia.
Speriamo che non sia niente di grave, sono carichissimi Lazzaro, loro sono veramente, no, loro sono carichissimi, no, io sono molto sereno. Eric Crosato in anticipo su Alberto Causin, in anticipo su Alberto Causin, sfida che propone a dir poco scintille questa fra Causin e Crosato, tripla classica di Eros Chinellato. Bisogna montare una guardia spietata sull'esterno trevigiano, contropiede, ancora Chinellato, deposita il primo canestro per il basket mestre, 5-2, si sveglia il bomber Chinellato, ragazzo a dir poco sfortunato nelle squadre che è riuscito a pescare dopo un eccellente settore giovanile in quel di Treviso. È andato infatti a Rovereto, grande canestro intanto di Alberto Dica. Ah, ce lo ricordiamo, a Rovereto, nonché nel ex Fortitudo in B1, poi a Martina Franca dopo il fallimento della stessa. Spinge un po' così sullo stesso Crosato. La palla non è toccata da nessuno e la rimessa ancora per Bassano. Partita a dir poco tesa. E vorremmo ben vedere, visto che non si può sicuramente arrivare scarichi ad un incontro del genere. Post basso, Nitosetto fa la finta su delle Monache, che probabilmente tocca anche il pallone, visto che la parabola era a dir poco innaturale. Camazzola si attacca a Causin, cambia giustamente l'accoppiamento con Enrico Crosato che difende il lato debole, lo scarico sull'angolo, Causin non ci pensa, è un bomber! È il bomber Causin, 3 punti, pronti via per lui, 7-5, più 2 Bassano, ricordiamo, giocatore che ha militato per la maggior parte della sua carriera fra B1 e A2 in un bel po' di squadre, piazzato mai consigliato di Nick Tosetto, che deve però pensare a prendere subito in consegna zero delle Monache. Chinellato contro Dica, sfida fra super atleti, alla meglio in questo frangente Alberto Dinca. Cama ci pensa, ribalta al lato, linea di fondo per Dinca, intercetta il pallone Tosetto nell'angolo, Camazzola per Dinca, non va, croce a strappare suo primo rimbalzo offensivo, bam bam bam, pronti via, non va neanche questo, bisogna andare con un po' più di calma, cercare conclusioni consigliate un po' meglio, mezza accompagnata di Chinellato nell'angolo per Munaretto, altro ex Bersmestre, si lancia verso Nick Tosetto per cercare di rubargli il pallone, non ci riesce, imposta Cama che dà un po' di tranquillità. Dinca contro Chinellato ancora, 7 secondi per il tiro, fuori per Mirko Camazzola, Nicola Camazzola in post basso per Tosetto, lo scadere, 2 punti per Nick, bella questa azione offensiva, 9-5, chiama a lato Pascon, altro ex Roncade, ex compagno di Zelle delle Monache, Causin uscendo dal blocco, che bomba, 6 punti per lui, bisogna rimanergli ovviamente attaccati, ma quando un giocatore del talento di Alberto Causin decide di tirare, in qualche modo lo fa. Cerca l'isolamento Alberto Dinca, facendo ristagnare un bel po' la palla. Sbagliato questo approccio offensivo del Orange One. Causin dietro la schiena, su di lui croce, spende mezzo fallo se non 3/4. Ultimo a toccare è stato un giocatore bassanese. La rimessa è per il basket mestre. Doppio cambio per Bassano. Entrano Ciacchi Pietrobono al posto di Mirko Camazzola e Stefano Gallea fa il suo rientro al posto di Nicola Camazzola. Grande piede perno di Alberto Causin, prima è stata chiamata però l'infrazione di passi, questione di timing, il signor Barbagallo di Treviso, ovviamente non di nascita di Treviso, anzi è di Acireale, abbiamo fatto 2 chiacchiere prima. Fischia l'infrazione di passi. Nick Tosetto post basso, croce contro Causin, ricordiamo
in Serie B1, guardia a dir poco pura, infrazione di passi. Anche in questo caso ci sembra giusto il fischio di Barbagallo in questo caso. Umberto Causin, che ci ricordiamo, oltre che a Treviso e nella Reyer Mesa, nella quale ha concluso la sua strepitosa carriera a livello professionistico, ce lo ricordiamo, ancora problemi per il Gallo, non capiamo bene cosa abbia alla tibia, ci sembra. Ricordiamo per lui anche Pozzuoli, Ragusa, nonché Caserta, nella Juve Caserta, ed altre squadre che sicuramente ci dimentichiamo, Castelletto Ticino per dirne un'altra. Bello ribaltamento di Delle Monache, così stranamente rinuncia al tiro, va di sottomano destra, subisce il contatto, non realizza, una rete sotto, non converte, il buon rimbalzo in attacco e ha da recriminare con lo stesso Barbagallo. Sfrutta il Piccheroni con la Camazzola, non accetta il tiro, non se la sente, scarica su Dinca, 10 secondi per il tiro, dietro il Piccheroni Alberto, cerca il contatto con Zene Delle Monache, non va. Tiri abbastanza affrettati questi per Bassano, mentre ha fatto il suo ingresso a campo anche Gianluca Contessa, giovane playmaker classe 93, che all'andata fece un po' di casino nel momento del contro break di Bassano. Ricordiamo una partita d'andata giocata in un palazzetto del poco stracolmo, nella quale Mestre prese il largo in men che non si dica, e successivamente Bassano riuscì a piazzare un contro break, li portò praticamente a meno 2 a pochi secondi dalla fine. Rientrato intanto in campo Andrea Bordignon, subisce il fallo del numero 23 Francesco Fabris, altro giovanissimo classe 97 che coach, come si chiama, Toffanin, coach Toffanin non esita a buttare nella mischia anche in questa partita dal valore non indifferente. Ricordiamo che Bassano lotta per non allontanarsi dalle parti nobili della classifica, mentre Mestre è da sempre prima nel nostro girone dalla prima giornata. 2 su 2 per Bordi, 2 punti per lui, 11-8 fino adesso. Partita sicuramente non bella, ma di grandissima intensità. Ancora Causin contro Croce, vuole giocarsela fino in fondo, il fallo di Cross, anche questo è un perno che adesso come adesso è stato depenalizzato, mettiamola così. Ci sono degli arbitri che lo fischiano più di altri. Causin dalla lunetta, se avessimo dei soldi li punteremo sul 2 su 2, non avendone non possiamo farlo. Buono il primo per Causin, già 7 punti per lui, frutto di due bombe, due conclusioni pesanti, anzi è di un 2 su 2 ai tiri liberi. Ricordiamo che Alberto Causin fa il suo ritorno a Bassano, bello il palese resta il tiro di Ciacchi, ma pronto sul rimbalzo offensivo c'è Nick Tosetto. Ricordiamo che Causin fa il suo ritorno a Bassano, l'ultima partita che ha giocato a Bassano è stata nel 1995, partita nella quale lui meritava nella Benetton Treviso. Fabris lancia per aria questo piccione, meritava in una squadra nella quale c'era anche tale Massimo Bulleri, infrazione di passi corretta. Nella squadra che giocava contro di lui c'era un tale Nicola Zen, che sono io. 5 tiri da 3 per Bulleri, 5 schiacciate nei primi 5 minuti per Causin e tutti a casa. Perdemmo solamente di 40 quella partita là, fu un momento altissimo di basket degli altri. Rimessa ancora nelle mani di Pascon, rientrato in campo al posto di Fabris, fuori dal blocco di Chinellato, ancora per Pascon, Eros Chinellato, si giocherà verosimilmente l'1 contro 1, anzi il pick and roll. Raddoppia Nick Tosetto, flotta la difesa da 8 metri e mezzo, Chinellato non va e finisce un intensissimo primo quarto sul
13 a 10 per l'Orangewan, che a parte un momento di panico abbastanza evidente all'inizio, a metà del primo quarto stesso, ha sicuramente tenuto testa in maniera adeguata a questo basketmestre che fino adesso sta veramente tenendo un ruolino di marcia invidiabile in questa C1. Vieni qua però, dammi una mano, perché mi sto da solo, non posso parlare 20 minuti. Cioè, scusa, visto che il nostro socio Francesco Bordignò ha sempre un sacco di robe da fare, dammi la tua opinione Lazio, fammi zabarfiare perché non gliela faccio più. Non gliela fai più. Non gliela fai. Guarda, dopo l'intensa serata di team building di ieri sera. Team building, ricordiamo. Il tabellone è andato, va bene. La spina. Devo dire che la palestra strapiena aiuta secondo me i ragazzi in campo a dare di più. È una partita molto intensa, vedo ritmi abbastanza alti, Kama ha cercato di calmare e rallentare un po' il gioco prima e si è riusciti a fare un paio di azioni un po' più strutturate, arrivando anche al limite di 24. Loro non mollano, effettivamente Cousin, che piazza 8 punti primo quarto su 10 totali della squadra. Vediamo secondo quarto, se i ritmi restano questi sarà secondo me una bella partita. Sai che secondo me dovremmo fare una telecronaca dopo che abbiamo fatto 7-8 giri di Sambuca una sera. Sono assolutamente d'accordo, ieri parlavo veramente molto bene. Sì, non piaci cambi per niente, a parte quel momento dove hai rischiato di prendere sonno sul tavolo. Per il resto sei stato veramente brillante, Lazza. Grazie. Il meeting è fondamentale per poi dare il massimo nel commentare questa. Un'età di intenti è sempre il nostro motto, mettiamola così, il cuore prima di tutto. Mentre ricomincia la partita, leggere, anzi importanti variazioni per il basketmestre che mette in campo con il numero 7, il mitico Marco Prete, famosissimo Marco Prete. Fa un sacco di scherzi, Marco. Tu mi insegni che Marco Prete fa un sacco di scherzi. Scusa Marco, sei... ironico. Sì, però la gente non li capisce. Non so come mai, ma la gente... Sì. Già. Anni, che lavoro per arrivare a questi livelli. Già. Speriamo non ci faccia degli scherzi, Prete. Perché non li prenderemo... Non li prenderemo molto bene. Va bene. Aspetta, c'è una palla. Eccoci qua. Livio Lori. Canestro subito da Bassano, adesso vediamo col buon Ciacchi che porta palla. Esce Nicola Cavazzola da un blocco. Non mi interessa più. Bordi, che ho segnato per... dovevo rispondere a un messaggio, poteva essere una cosa importante. Spaglia canestro contro Livio, Nicola Tosetto, 6 secondi per il tiro, grande stoppata di Prete. Tosetto però recupera in rimbalzo offensivo, deviazione di Matteo Coppo che recupera un altro pallone in attacco. Fuori, ancora per Nick Tosetto contro lo stesso Livio che ci mette il petto. Ed è il primo fallo per Alberto Livio. Rimessa da fondo per Andrea Bordignon, lungo per Nick Tosetto, ancora fuori dalla linea da tre punti per Andrea Bordignon, gira e si volta Andrea Bordignon che fa un grande canestro, 4 per lui e 15 a 12 dopo il canestro scippato da Livio precedentemente. Alberto Livio, altro ragazzo, classe 91, contessa nel centro dell'area, casca il pallone nelle mani di Livio che in qualche modo lo ricicla fuori dai tre punti per contessa che cerca e trova Chinellato, viene affibbiato il primo fallo a Matteo Coppo. Ricordiamo il 94 padovano che siamo riusciti a recuperare dopo un lungo infortunio, importante il suo apporto in una rotazione che finalmente è arrivata
a 9 giocatori mentre entra dalla porta in questo istante Ghizzantrops, incredibile! Il giocatore lettone approdato poche settimane fa in quel di Lecco, grande Gigione. Rimessa da fondo campo per Bassano, accompagnato chissà come mai, Ghiz non arriva mai da solo. Da tre punti Nicola Camazzola, brutto, anzi bello il tiro, brutto il risultato dello stesso, palla che finisce fuori dal campo per destinazione. Eros chinellato per Livio, su di lui monta una guardia spietata Matteo Coppo. Nicola Camazzola contro chinellato, l'altra bella sfida fra un ottimo attaccante e un eccellente difensore. È bello il gioco a due fra chinellato e Livio. 4 punti già per Alberto Livio. Ciacchi contro la pressione di Contessa. Nicola Camazzola cerca e trova Nicola Tosetto. L'infrazione di passi ci sta tutta la vita. Il saltello di Nick Tosetto era abbastanza evidente. Cambio per Bassano, esce lo stesso Tosetto, entra Crosato mentre entra l'Elecane. Attenzione, può portare malissimo l'Elecane in questa partita. Ancora Prete contro Coppo, non sfrutta il pick and roll, lo stesso Pascon chinellato ancora contro Nicola Camazzola, gode di una certa libertà d'azione chinellato, che se poi fa delle robe del genere per me può fare un po' quello che gli pare. 4 per chinellato, scarico in qualche modo recuperato da Matteo Coppo e Andrea Bordignon si incasina, mano sinistra, la butta in aria, non prende niente, croce però a rimbalzo offensivo con il fallo di Alberto Livio, che tutto sommato aveva fatto anche una difesa abbastanza onesta. Doppio cambio ancora per Bassano, si preparano Mirko Camazzola per Ciacchi ed Alberto Dica per Nicola Camazzola, mentre ancora in panchina il Gallo, non riusciamo bene a capire cosa gli sia successo dopo pochi secondi di partita. Vabbè. Croce converte il gioco da tre punti, 6 i punti per lui, bravo cross, e altro cambio anche per Mestre, rientra infatti Causin, da un minuto di cambio a Eros chinellato, Tofanin cerca di dare una rotazione che permette ai suoi giocatori di essere abbastanza freschi fino alla fine della partita. Prete contro Coppo, si incespica sui suoi piedi stessi, Contessa fa saltare due giocatori, ruba però la palla Andrea Bordignon, scarico per Cama, contropiede e assistenza per Bordi, bravo Cama, primi 2 punti per Cama, recupero e croce, chiama a casa e realizza col fallo di Prete e ce n'è per 3 anche questa volta. Il fallo antisportivo a termini di regolamento poteva anche starci, non se la sente l'arbitro di punire lo stesso Prete, importante però questo break. Vai! Una polveriera, vai. Una polveriera, pandemonio, no, era la penna. Era la penna come al solito. Guarda, sto notando un paio di cose. Intanto l'infortunio di Gallè sicuramente non ha agevolato Bassano. Pippo Campagnolo ha cercato di creare un nuovo equilibrio giocando con tre piccoli, con Croce come lungo. E la pressione difensiva, Bordi ha recuperato due gran palloni, cazzo qua, veramente due gran palloni, due bei contropiedi. Palazzetto si incendia, secondo me se il trend resta questo, riusciamo a alzare la difesa in questa maniera, possiamo far bene, vediamo il continuo, dai. Io vorrei dire a quasi, praticamente 4 piccoli, perché Matteo Coppo marca i giocatori più grossi di lui, ma sicuramente non è un giocatore interno. Ancora Livio in campo, malgrado i 3 falli commessi.
Pippo Campagnolo giustamente va a protestare per il fallo antisportivo non dato nei confronti dello stesso prete. L'altro componente della coppia arbitrale va a spiegare le sue ragioni. Poco male, importante in questo momento convertire il gioco da tre punti. No, niente. E sono tre pezzi per Croce. 9 punti per lui, 8 per Causin. In partite del genere Croce risponde praticamente sempre presente. Cicca l'anticipo su Livio, che in qualche modo arriva vicino al canestro. Ragazzo da dir poco muscolare. Mani sulla palla per Matteo Coppo. Gli viene affibbiato il suo secondo fallo. Bravo comunque Matteo, che mette una giusta pressione. Rimessa da fondo nelle mani dello stesso prete. Fuori per Contessa, doppio playmaker per Mestre, Contessa e Pascon. Causin, buona la difesa su di lui di Alberto Dinca. Prete da tre punti, non va. Lotta a rimbalzo Dinchi, recupera il pallone Andrea Bordignon. Cerca Croce, ci pensa, mette giù la palla e dà una grande assistenza per Matteo Coppo. Primi due per lui, 25-16, gasatissimo, super cross. Ancora Croce contro Livio, gli nega un ribaltamento facile del lato. Dica a spallate contro Causin, ha poco da fare, Causin sarà 20 kg gagliardi più pesante di lui. Comunque è giusto fargli sentire la presenza in qualsiasi zona del rettangolo di gioco. Rientra Zelle delle Monache, ricordiamo il fantastico nomignolo che gli dette all'epoca di Roncade, Isacco Spader, che lo chiamava amorevolmente Muflone, detto anche Mufli. Buonissimo ragazzo Andrea delle Monache. Grande passo e tiro di Alberto Causin e sono già 10 punti per lui, doppia cifra per il bomber mestrino di nascita. Andrea Bordignon contro Contessa, finta, passo tiro, quasi gli sporca la palla, lo stesso Contessa si incastra nell'angolo Bordi, troppa testa bassa per lui, non guarda il resto dei suoi compagni, rischia anche di commettere il fallo, se non l'ha commesso non ci pensa un millisecondo Causin a scagliare questa bomba. Dinca a spingere la transizione, Bordi ancora contro Chinellato, ribalta al lato per Mirko Camazzola, Coppo ci pensa un po' e non ci deve pensare Matteo e mette il suo quarto punto. Bravo Matteo Coppo, più 11, anzi più 9, ancora massimo vantaggio per i rossi e gialli, Zelle delle Monache contro Enrico Crosato. Sfortunato a dir la verità questo suo tiro e sfortunata anche la deviazione di Mirko Camazzola, che non ci permette di recuperare questo ennesimo recupero. Entra in cambio tra gli applausi di Matteo Coppo per Nick Tosetto. Bravo Matteo, che ha avuto un gran bel impatto nei minuti che gli sono stati concessi. Fabris ancora a cambiare il lato per Chinellato contro Bordi. Fa un salto Tosetto. Pallo di Bordignon. Ci poteva ampiamente stare. Primo per Bordi. Importante comunque che la pressione continui. Rimessa da lato per il giovanissimo Fabris. Zelle delle Monache cerca il post basso contro Tosetto. Bello il tiro di Andrea. Grande rimbalzo difensivo di Supercross che salta sopra prete. Nell'angolo Bordi cerca la penetrazione sotto mano ed è un grande canestro questo del re degli ignoranti Andrea Bordignon, nuovo soprannome che coniamo in questo istante. Ribaltamento per Causin che cerca e trova Fabris, su di lui Mico Camazzola che per la prima volta quest'anno marca un giocatore più basso di lui, era Schinellato dal palleggio contro Bordi, recupera, rimbalzo difensivo, lo stesso Supercross. Cama ci pensa, scarica su Dinca,
che cerca e trova un grande Tosetto ed è una grande stoppata di Eros Chinellato che ha la dinamite nei garretti. Brutta la palla di Fabris, anzi la palla di Fabris non sarebbe stata neanche così male. Prete doveva giustamente andare verso il canestro in questo frangente. Che bello, più 11, grande intensità e due squadre che giocano un cazzo di basket a viso aperto. Porca troia, hai ragione, poi è una bella partita, veramente, era tanto che non vedevo una partita di là del ritmo, ma proprio con voglia, con anche Mestre tutto sommato sta girando bene. Sono proprio sfortunati nelle ultime due o tre azioni, non sono riuscito a metterla dentro da sotto, ma una bella partita. Hai altro da dire? Hai sete? Ho sete. Cosa vorresti davvero? Dell'intervallo andremo a farci un tè caldo, un classicissimo tè caldo. Te scherzi, ieri partita under 17 contro Bruno Badinotti, i Tosi in spogliatoio avevano il termos col tè caldo, sì. Te lo giuro, se ne erano portati da casa. E poi avevano il cestino con i panini. Sai che bravi? Bravi a malo. Ah no, proprio bravi a malo, cazzo. Averne. Rientro Averna, amaro Averna. Scalda il cuore. Rientrano in campo le due squadre. Porta girevole per la panchina mestrina. Rientra in campo Pascone al posto del giovanissimo Fabris. Di qua su di lui Prete si potrebbe giocare per questo mismatch in maniera abbastanza subitanea, anche senza il bisogno del pick and roll. Sfrutta quello di Tosetto, lo stesso di qua, fuori per Andrea Bordignon, non va. Bello il tagliafuori di Delle Monache, quasi intercettato da Bordi. Chinellato come un treno, Causini in frazione di passi precedente al fallo di Mirko Camazzola. Era abbastanza millimetrica, ma anch'io l'avrei fischiata, sinceramente. Dico una stupidaggine? No, no, secondo me ci poteva anche stare, è che era difficile da vedere. Ricordiamo che un giocatore del genere certe robe non... a un giocatore del genere certe robe non le fischiano mai, ovviamente. E anche giustamente, vorrei dire, fino ad un certo punto. Croce a superare la metà campo in palleggio, prende la tripla, incredibile cross. Non deve farsi ingolosire da questi tiri aperti, ma Supercross c'è e sono 11 per lui, il giocatore più forte mai nato nella sua via a Carré. Uno contro uno di Munaretto contro Croce, desiste lo stesso Munaretto. Pascon quasi perde la maniglia contro Bordi, lob intercettato da Dinchi, recupero di Bordi che va a mettersi nei casini, per fortuna Chinellato, anche se non voleva fare questo fallo, casca nella sua prima penalità. 31-18 e si sente di più il pubblico bassanese, incredibilmente si sente di più la gente di Bassano che i 60 della Torsida Mestrina. Rimessa in angolo per Nick Tosetto, si avventura in palleggio in mezzo all'area, cerca il tiro dalla lunetta, deviazione dello stesso Livio e recupero di Croce, ci pensa tantissimo, però rinuncia e giustamente riflette un po' di più sull'azione, sul da farsi. 10 secondi, Bordi va nelle peste contro lo stesso Pascon, che però non riesce a far altro che spendere il suo primo fallo. 1.52 al termine del quarto, 31-18, 18 punti concessi fino adesso ad un attacco come quello di Mestre, sono veramente un mezzo miracolo, te lo dico, perché questa gente qua fa canestro veramente in tanti modi. Iscrivi l'aggiornamento a Cespo che non gli va internet perché è un povero, o meno è un braccino e non ha voglia di comprarsi un tablet come si deve. Non va il primo di Bordi, ricordiamo, basse le percentuali di Andrea Bordignon quest'anno dalla linea della carità. Va la seconda, 7 per Bordi e più 14 per Orange One contro il Basket Mestre. Fuori dai blocchi Munaretto, ancora Chinellato contro Bordi che gli tocca il pallone dietro la schiena, lo stesso Chinellato scarica per Zele Delle Monache. Bello questo assist, bello il canestro
di Delle Monache, primi due punti per lo stesso Delle Monache, 32-20, partita dura se ce n'è una. Bordi, anzi Cama, dietro il blocco di Tosetto e sono e saluta il suo bambino Pippo in tribuna. 4 punti per Cama, altro recupero e fallo di Zane Delle Monache. Non c'era assolutamente nessun tipo di cattiveria in questo contatto, anche se il pubblico ha rumoreggiato. Primo fallo per lo stesso Delle Monache. Bonus esaurito già in precedenza e altro viaggio in lunetta per Supercross. Ricordiamo 11 e Bordi 7. Ricordiamo, anzi non lo ricordiamo, lo ricordiamo dopo. Il lunetta cross 12 per lui. Grande prima frazione di gioco per Supercross, che nella partita d'andata fornì probabilmente la peggior prestazione dell'anno. E 2 su 2 per Croce, 13 per lui. Dominante a dir poco in questi primi 19 minuti di partita. Chinellato contro Bordi. Una rete fuori per Delle Monache che ribalta il lato ancora per Chinellato. Scarico in angolo per Pascon, ce l'ha la tripla da quella posizione. Non bisogna lasciare libero Pascon. Ricordiamo Pascon, giocatore da 20 punti anche in B2. Croce è in erezione agonistica contro Causin. Ribalta il lato nelle mani dello stesso Pascon, rifiutando il passaggio più facile a Mirko Camazzola. Ultima deviazione per Bassano e palla ancora nelle mani dei rossi Mestrini. Cambio per Bassano, esce Andrea Bordignon fra gli applausi del pubblico e rientra Nicola Camazzola. Ricordiamo Orange One orfano per tutta la partita praticamente del Gallo. Fuori dal blocco, che bello, ero schinellato. Lui è forte, vero. Grande canestro, 6 punti per Eros. Time out per evidentemente per Pippo Campagnolo, supponiamo, che vuole pensarci su un attimo a proposito di questa rimessa in gioco. Dicevamo che era complicato che Mestre si fermasse a 18 punti e negli ultimi due minuti ne ha messi 7 a discapito dei 18 dei primi minuti di partita. Era impossibile, era ovviamente impossibile. Troppe frecce al loro arco, troppo talento puro nelle mani di un grande giocatore come Eros Chinellato. Bassano ha subito, ha patito un po' secondo me con un po' di stanchezza, perché con la panchina corta ci sono state 2 o 3 azioni in cui mi ha fatto secondo me delle cazzate dettate dalla stanchezza, la voglia di fare. Anche Croce, che ha giocato una partita magnifica, capita di prendere un contropiede, ma mai paura. 26 secondi alla fine, vediamo cosa succede. Poi fra l'altro entra in panchina tale Tesolin Davide, che sulla lista gara era segnato a penna, quindi non sappiamo da dove venga. Ci dispiace per Tesolin, che sarà sicuramente un eccellente giocatore, ma che noi francamente non conosciamo. Pressione dalla rimessa, quasi in frazione di 5 secondi. Nicola Camazzola in qualche modo recupera la palla. Grande la pressione dello stesso Contessa sul palleggio, recupera la palla, 16 secondi per il tiro raddoppio di Cama e Croce sullo stesso Munaretto. Passaggio schiacciato per Tesolin e fallo, bravi, molto bravo coach Tofanin, che in questo frangente riesce a spremere il cosiddetto sangue dalle rape e da una situazione difensiva riesce a procurarsi una palla recuperata, nonché un fallo subito. Tesolin in lunetta, freddo, sbaglia il primo e sbaglia anche il secondo. Ultima deviazione di Delle Monache
rimessa per Bassano. Rientra nel frattempo col numero 12 Livio per lo stesso delle Monache. Rimessa per Alberto Dincada, e vai con Enrico Crosato. 5 secondi per il tiro. Crosato cerca una soluzione, trova nell'angolo Nicola Tosetto da 3 punti, non va. Devia il pallone, ma scadono i secondi sul tabellone, 36 a 25. Una gran bella partita fino a questo momento. Bella partita. A fra poco. E pronti via, si ricomincia il terzo quarto di questa bellissima partita fino a questo momento. Quintetto in campo, Alberto Dincada, Nicola, Mirko Camazzola, Andrea Bordignon, Supercross e Nicola Tosetto. Per il basket mestre, pass con Munaretto, Causin delle Monache ed Eros Chinellato, arcobaleno di Croce, ultima deviazione di delle Monache, rimessa da fondo per Bassano. Bordi, palla in mano, fuori dall'arco dei tre punti per Supercross, ci pensa ovviamente, desiste, giustamente desiste. Bordi fuori dal blocco, consegnato, anzi tiene la palla in mano Alberto Dinca. Supercross da 8 metri e mezzo, ce l'aveva in canna, non va. Pascon ad impostare, chiama il gioco laterale Eros Chinellato, ribalta al lato per delle Monache, buona la pressione di Camazzola su Pascon. Chinellato uno contro uno contro Croce, si gioca il mismatch, scarico per Zelle delle Monache, non va. Strappa, rimbalzo, Supercross e va a spingere la transizione, palla nelle sapienti e capienti mani di Cama, dietro il blocco, dietro la schiena, scarica per Bordi, sfrutta il pick and roll di Nick Tosetto, altra scaletta, tiro classico di Andrea Bordignon, 9 per lui, 8 minuti e 47 da giocare, 38 a 25 per Orange One Bassano. Grande pressione di Cama su Pascon, esce in qualche modo dalle peste lo stesso Pascon, Chinellato cadendo lì indietro, grande canestro, che giocatore Eros Chinellato, ci si può, si possono solo battere le mani quando un atleta fa un gesto di questo livello. Dinca contro lo stesso Chinellato che non lo fa riposare, 8 secondi per il tiro. Bordi contro Pascon, mezzo fallo in attacco di Nick Tosetto, brutto il tiro di Bordi, spinge il contropiede Chinellato, pensa giustamente di fermarlo Alberto Dinca, seconda penalità personale per lui, ancora più 11 Bassano e giustamente Pippo Campagnolo predica di giocare insieme, parola d'ordine da tutte e due le parti del campo. Qua al limite dell'inflazione di passi, al limite dei 5 secondi, questa rimessa, tutto al limite. Munaretto, lob per Causin ed ottimo fallo di Mirko Camazzola che va a scambiare un 5 molto maschio con lo stesso Alberto Causin. Secondo per Cama e Causin in lunetta, possiamo già scrivere 29 sul tabellone segnapunti. No, no, in questo caso no. In questo caso veramente no. Madonna beata. Amici di Mestre che guardate la partita, veramente. Io se avessi del denaro lo metterei tutto su così. Scommetto un rene di Davide Lazzarotto che lo segna. Torna a casa con due reni. Scusa, scusa Alberto, io sono un tuo grande fan. No, è vero, ed è vero, fra l'altro. Uno contro uno di Dinca, quasi recupera il pallone Pascon contro Bordi, sportellate fra Bordi e Pascon stesso. Libera il campo Croce, 3 secondi, 8 metri ancora, non va. Croce deve attaccare il canestro perché sennò fare riposare lo stesso Causin. E prende tiri a percentuale non altissima, usando un eufemismo. Munaretto su di lui, Cama, Pascon contro Bordi, ancora Munaretto da 3 punti, ce l'ha e la mette Thomas Munaretto, primi 3 punti della partita, 38 a 30, ritorna in gara Mestre, ammesso e non concesso che ne fosse mai uscita,
croce scaglia fuori nell'angolo, Perdinca dalla lunetta di Ctosetto, sfortunato, croce lotta, altro rimbalzo in attacco, tiro contrastato vigorosamente da Delle Monache, giustamente non fischiato, a mio modesto avviso è in scia, in striscia Thomas Munaretto ed è inevitabile il time out per Bassano. Siamo 8 a 2 di parziale in questo in questi primi 3 minuti e 18 secondi. Era inevitabile, dovevamo aspettarci un inizio veemente. Veemente. Non preoccupatevi. La torcida. La torcida Mestrina. Dai, di qualcosa. Il ritorno veemente, le due bombe di Munaretto di fila ti hanno un po' spaccato le gambe. In difesa continuiamo a tenere botta bene, secondo me, a parte le ultime due azioni che era inevitabile, contropiede, una palla persa, eravamo un uomo in meno, continuiamo a fare tanta fatica, vediamo adesso come rientriamo in campo. Ok, riprendo io il microfono perché evidentemente Davide Lazzarotto stava pensando alla gnocca nel momento in cui gli ho passato il gelatone. Lo so Davide, se non ti conosco. 38 a 33, partita totalmente riaperta. Bordi dal blocco orizzontale di Supercross, cross in post basso contro Causin, scarico per Dinca che ricerca Supercross, piazzato, anzi jumper di Nick Tosetto e mezza reazione dello stesso Delle Monache. Stiamo un po' perdendo il filo del discorso in attacco più che altro, e come tu mi insegni Lazza, se si affrettano i tiri in attacco si rischia di prendere dei contropiedi o dei tiri in transizione che sono difficili da arginare. Causin ribaltallato per Eros Chinellato, pick and roll tra i due. Chinellato nel cuore dell'area, butta in aria un pallone incredibile, alza il volume a rimbalzo Zele Delle Monache, sfortunato il suo tiro, il recupero del rimbalzo difensivo è però di marca rossa e gialla bassanese. Importante questo possesso, palla ancora però troppo ferma nelle mani di un unico giocatore, sotto mano di Bolvi, incredibile, 11 per lui. Quando l'ignoranza è un valore. Ribaltiamo il lato ancora per Pascon, cerca Delle Monache ma su di lui fa ottima guardia Nick Tosetto, perde l'equilibrio Dinca, raddoppio su Causin di Tosetto stesso. Pascon cerca l'uno contro uno, non lo trova, in mezzo alle gambe, fuori dai tre punti per Causin e viene fischiato il fallo ad Enrico Crosato. Ci vorrebbe, questa è una situazione dove ci vorrebbe l'instant replay per vedere se prima erano finiti i 24 secondi o era stato prima commesso il fallo di Enrico. Secondo fallo per Supercross, 40 a 33 secondi ancora per Bassano, minuti di riposo per Nicola Camazzola in panchina. Rientra in campo il giovane 93 playmaker Davide Pietrobon. Munaretto la rimessa, Pascon centro dell'area per Chinellato, Causin contro Dinca, lo sposta come un grissino, grande Alberto Causin, 12 per lui, primi due punti della ripresa, 40-35. Post basso, croce contro lo stesso Causin, questo intendevo prima con il tenere la difesa occupata. Solamente vai, fa quello che devi fare. Saluto a tutti, buona telecronaca. E mi raccomando Davide, proteggiti. Va via, va. Cambio per Bassano. Esce Alberto Dincari, entra Nick Camazzola. Ciacchi fuori dai blocchi di Tosetto.
Enrico Crosato, Tafferuglio a rimbalzo, si spingono fra giocatori della stessa squadra. Nick Camazzola e Davide Pietrobon, croce ancora contro Causin che non lo tiene, sotto mano di Supercross, canestro di Polpastrelli alla Michael Thompson, chinellato ancora per lo stesso Alberto Causin. Pascon fuori dal blocco, Munareto cerca la posizione per giocarsi il mismatch contro Nicola Camazzola, linea di fondo sfortunato. Non era neanche arrivato l'aiuto difensivo di Croce, che era stato un po' pigro in questo frangente. 42-35, Croce finta di tiro. Alberto Dinca, anzi Andrea Bordignon da tre, non prende, anzi laterale, brutto il fallo di Nick Dosetto. Non era necessario questo fallo su Zelle delle Monache. Questa è la classica situazione dove Nick Dosetto si fa innervosire dai contatti fisici dello stesso delle Monache, che peraltro li usa in maniera legittima finché non viene ravvisato l'eccesso di contatto. Ripeto, legittimo il suo atteggiamento ruvido finché la coppia arbitrale glielo consente. In lunetta Zelle delle Monache, non proprio una macchina ai tiri liberi. Ricordiamo però che in diverse situazioni contro di noi fece partite da 100% dalla lunetta. Va il secondo, 3 per Andrea delle Monache. Bordi contro Pascon, mani sulla palla per lo stesso Pascon. Ciacchi contro, anzi serve Croce in post basso, ancora un ribaltamento deviato da Chinellato, bravo Causì che involontariamente serve lo stesso Croce. La stoppata di delle Monache era siderale, il fallo però è stato attribuito ad Eros Chinellato, secondo per lui. E cambio per Bassano, Nick Dosetto. Giustamente Pippo Campagnolo lo fa sedere in panchina per farlo un po' sbollire, lasciando la gatta da pelare delle Monache allo stesso Enrico Crosato, che si piazza sulla linea dei 5,20 m per tentare la trasformazione dei suoi due tiri liberi conseguenti al fallo di Eros Chinellato. Corto il primo, si vedeva abbastanza evidentemente un po' di stanchezza anche per Croce, che ha giocato un primo tempo a dir poco sultanesco. Corto anche il secondo e Zelle delle Monache recupera il rimbalzo difensivo, ha bisogno di un minuto di fiato Supercross. Bordi contro Chinellato, delle Monache contro Cross, recupera il pallone Munareto, palleggia il tiro di Pascon, ben eseguito, bravissimo Tommaso Pascon, 5 per lui. E ancora 4 punti di vantaggio per Bassano, la curva mestrina ci crede. Munareto contro Ciacchi, Pascon contro Bordi, consegnato di Nicola Camazzola per lo stesso Bordi, attacco statico, 10 secondi per il tiro, da 3 punti Nicola Camazzola la mette, buon passaggio, buona costruzione e primi 3 punti per Nick Camazzola. Chinellato chiude il palleggio, serve Causin in punta dietro il blocco, Matteo Coppo esce in maniera discretamente legale, non la pensa così l'arbitro Barbagallo, che gli affibbia il suo terzo fallo personale. Il lunetta era Schinellato, 8 punti per lui in leggermente al di sotto della sua media realizzativa di quest'anno. Ricordiamo Eros molte volte al di sopra dei 20 punti questa stagione. Non va il secondo, cerca
di deviare il pallone Matteo Coppo, che però finisce nelle mani di Delle Monache, che poi la perde, recupera lo stesso Coppo. Ciacchi ad impostare contro Thomas Munaretto, fuori dai tre punti, super cross che cerca spazio contro Delle Monache, vuole giocarsi l'uno contro uno, scarica però su Camazzola che prende la linea di fondo e fa una grande cosa, 5 per lui, non arriva l'aiuto mestrino. Munaretto ancora per Tommaso Pascon, pick and roll con Causin, Munaretto ci pensa, ci ripensa, se la prende, da tre punti non va. Rimbalzo difensivo per Nick Camazzola, buono il suo apporto nei minuti giocati in campo. Blocco verticale non sfruttato da Croce, che preferisce uscire dai tre punti, consegnato per lo stesso Bordi contro Pascon, pick and roll non sfruttato alla meglio da Bordi, palleggia resto e tiro, non prende niente, anzi prende il ferro dietro. Rimbalzo difensivo di Chinellato, si avventa sulla stessa palla Nicola Camazzola, palla libera, Causin recupera e perfeziona il possesso, 10 secondi per il tiro, Pascon chiude il palleggio, Munaretto contro Bordi, mani veloci per Bordi che toccano la palla, reclama per il fallo non fischiato lo stesso Thomas Munaretto. L'arbitro era però ben piazzato sotto canestro, era pienamente nella condizione di vedere questo fallo. Gira intorno al blocco Chinellato, su di lui fa buona guardia Andrea Bordigno, questo è fallo per Matteo Coppo ed è il quarto fallo, il bonus è ampiamente esaurito per Bassano e sarà di nuovo un viaggio in lunetta per Alberto Causin, quarto per Matteo Coppo come abbiamo detto precedentemente. Rientra al suo posto Alberto Dinca. Soffriremo non poco questa situazione visto che siamo a tutti gli effetti una squadra con quattro piccoli. 13 per Causin e 14 in questo istante. Cambio anche per Mestre che appesantisce con un mezzo lungo di ruolo il quintetto. Pagheremo sicuramente a livello di rimbalzi. Ciacchi contro Contessa che ha fatto di nuovo il suo ingresso in campo, Croce contro Delle Monache, ha qualche problema di vista se non ci sbagliamo, finta il tiro. Nicola Camazzola contro Chinellato, non va con una non poca sfortuna. Livio a rimbalzo difensivo, roccioso questo ragazzo. Munaretto cerca lo stesso Livio e lancia il pallone nelle mani di Alessandro Perli sulla postazione dei rilevatori statistici. Gli scrivi a Cespo. Ma si è fatto male, ha preso una botta. Cambio per Bassano. Esce Croce che ha preso una mezza unghiata o un colpo al naso, fa il suo rientro in campo Nick Tosetto. 47-41, partita infinita. Questo. Grazie. Bordi contro Thomas Munaretto, lo sbilancia Munaretto però fa buona guardia, non si tuffa Nick Tosetto, recupera la palla il brevilineo Contessa, ribaltellato per Chinellato, consegnato fra lui e Thomas Munaretto, accetta il cambio Bordi, 9 secondi per il tiro, si giocheranno uno contro uno fino in fondo, Eros Chinellato si alza in aria, non prende una fortuna, Munaretto recupera rimbalzo in attacco e non sappiamo come mai butta in aria un pallone che non ha un gran senso, evidentemente perché stavano scadendo i 24, siamo stati poco attenti noi e ha dovuto lanciare, non è stato toccato il ferro in maniera evidente.
parziale fino a questo momento di 16 a 11 nei confronti in favore del Basket Mestre. Pensiamo che per quanto riguarda l'infortunio di Stefano Gallea sia stata una botta parecchio forte alla tibia, che è stata fasciata e non sappiamo bene che effetto abbia sulla sua prestazione in campo. Se il Gallo non gioca, evidentemente sente un dolore che gli impedisce di essere al 100% sulle tavole del Palangarano. Ultimo quarto di gioco. Anzi, era finito, sono a dir poco distratto, stavo pensando alle effusioni amorose di Davide Lazzarotto, che si starà scambiando con una delle sue mille donnacce. E non mi sono accorto che era finito anche il terzo quarto di gioco. 20 secondi all'inizio dell'ultimo e decisivo parziale. Di nuovo in campo per Bassano. Mirko Camazzola, Alberto Dinca, Nick Tosetto, Andrea Bordignone, Nicola Camazzola. Per Bassano invece Pascon Chinellato, Delle Monache Livio e Thomas Munaretto. Sul cubo si siede Enrico Crosato, che evidentemente viene preferito anzi non entrava, non era previsto nel quintetto iniziale Nicola Camazzola, bensì lo stesso Enrico Crosato. Eros Chinellato, la rimessa in gioco per Tommaso Pascon. 6 punti non bastano assolutamente come margine di sicurezza contro una squadra del genere. Cama contro Pascon, gli mette pressione. Livio ribalta al lato per Chinellato, cerca e trova Delle Monache, che accentua il contatto, si fa però rubare la palla da Andrea Bordignon, che fa una cosa intelligentissima contro Eros Chinellato, che era partito con i retrorazzi per fare un'altra delle sue stoppate, e giocando sul controtempo ha costretto lo stesso tiratore del Basket Mestre al suo terzo fallo personale. Poco male Bordi dalla lunetta. 11 punti per lui fino a questo momento. Buono il primo. Non va invece il secondo. 12 per Bordi, strappa rimbalzo Delle Monache. Pascon per Chinellato, cerca di ribaltare il lato. Delle Monache per Pascon. Si gioca l'uno contro uno contro Cama, che però è pronto a reagire. Nick Tosetto contro Delle Monache, trova un tiro evidentemente migliore, non si avvede però Chinellato dell'orologio dei 24 che stava scadendo. Ennesima ottima difesa per Bassano, che se a livello offensivo sta un po' latitando, di sicuro a livello di difesa non sta mollando un centimetro. Munaretto contro Cama, Pascon contro Bordi. Croce ribalta e gioca il pick and roll con lo stesso Mirko Camazzola. Si prende il tiro Tosetto e sono 6 per lui. Primi 2 punti della ripresa per Nick Tosetto. Ancora scontro a fuoco contro Delle Monache. Il fallo di Croce è evidente. Avesse fatto quel mezzo passo in più verso lo stesso Delle Monache in aiuto su Nick Tosetto, Delle Monache non avrebbe potuto andare assolutamente da nessuna parte. Poco meno, terzo per Supercross. Poco male, più che poco meno. Livio sfrutta bene i blocchi dei suoi compagni, serve lo stesso Pascon, che a pochi centimetri
dal canestro, deposita il suo settimo punto personale, dormitina del Bassano in questo frangente. Mirko Camazzola fuori dal blocco per Toseto, se la sente però non va, dobbiamo caricarli di falli e non usare, cadere nella trappola di tirare da fuori. Cerca di prendere posizione Munaretto contro Mirko Camazzola sfruttando il mismatch e intanto c'è la bomba di Eros Chinellato, 12 punti per lui. Storie tese fra lo stesso Munaretto e Mirko Camazzola. Mirko ovviamente pesando 27 kg ha cercato in tutti i modi di spingere lo stesso Munaretto, che con un gesto di stizza ha un po' infuocato il nostro playmaker titolare. Fa parte del gioco. 50-46. Partita sicuramente che ci trascineremo fino alla fine. Dica non produce niente da queste ripetute finte. Cama a centro dell'area, trova Alberto, 3 secondi per il tiro, tripla! Pazzesca! Un bel po' fortunata questa tripla di Alberto Dica. Pascon fa buona guardia su delle monache, Nick Tosetto si prende il tiro, Tommaso Pascon, ed è fallo per Thomas Munaretto, è un fallo di gioco a mio modesto avviso, nulla di particolarmente violento. Tommaso Munaretto si è lanciato a rimbalzo per prendere la sfera stessa senza particolari violenze. È un gioco maschio, ricordiamolo, ci stanno anche questo tipo di contatti. 7 minuti e 24 e 7 minuti da e 7 punti di vantaggio per Bassano fino a questo momento. Mirko Camazzola con la palla in mano, mentre è pronto sul cubo del cambio, ben riposato, Alberto Causin. Alberto Dinca, linea di fondo incredibile contro Eros Chinellato, un canestro stratosferico per Alberto Dinca e linea laterale pestata da Thomas Munaretto e Cama che gasa il palangarano e scatta il casino, il pandemonio. Esce con il numero 12 Livio, mentre c'è time out che non è stato chiamato in maniera chiara, viene chiamato in maniera chiara in questo momento da coach Tofani. Verosimilmente uscirà con il numero 12 Livio e rientrerà in campo Alberto Causin per cercare di ricucire lo strappo di 9 punti in favore di Bassano. Siamo pronti dopo il time out di coach Tofanin a riprendere il gioco per questi infuocati ultimi 7 minuti di partita. Ancora Munaretto su Mirko Camazzola, blocco orizzontale per Alberto Dinca che però non si fida di andare ancora contro Eros Chinellato. Bordi su di lui, Pascon che gli mette una gran pressione, pick and roll fra Bordi e Supercross, gran palla di Bordi per un gran canestro di Nicola Tosetto. Bravo Andrea, finalmente una lettura degna di questo nome per Bordi,
spalle a canestro, cross contro Causin, gravato di tre palli, passo e tiro strepitoso di Alberto Causin, che recupera anche il rimbalzo offensivo, non va, con non poca sfortuna. Bordi non deve farsi prendere dal panico, contropiede di Nick Tosetto e stoppata pulita di Thomas Munaretto. Grande gesto atletico di tutti e due i giocatori, sia Nicola Tosetto che corre per tutta la lunghezza del campo, che Munaretto che arriva a stopparlo legalmente. Alberto Dinca contro Chinellato, post basso per Croce, taglio di Cama, non visto, perde quasi la palla. Nick Tosetto chiama il pick and roll, però trova Bordi da tre punti! Errore degli ignoranti! E sono 15 per Bordi! E super cross, chiama il pubblico! Cerca Causin, ero Schinellato, ancora guerra sotto i tabelloni fra Tosetto e Delle Monache. Raddoppio sullo stesso Chinellato, Cama ruota, non va, il aiuto e si mangia un canestro già fatto delle Monache. In angolo Dinca, testa di Chinellato per il recupero di Pascon, e Bordi che commette il suo secondo fallo. Fasi concitate di gioco, ma nelle quali stiamo avendo inaspettatamente la meglio. Abbassa il quintetto, coach Tofanin. Esce Thomas Munaretto, selva di fischi per lui, abbastanza immeritati. Mentre rientra il giovane Gianluca Contessa per Pascon, Chinellato contro Alberto Dinca. Spalle a canestro, Croce contro Causin, ribaltamento per Contessa, attenzione, vale il canestro di Contessa. Primi due punti per lui e terzo fallo per Mirko Camazzola. Peccato, poteva essere molto importante questa difesa. 5 minuti e 13, ancora una vita da giocare. Il lunetto è lo stesso Gianluca Contessa per convertire il gioco da tre punti, corto il suo tiro libero. Ricordiamo che Bassano è da tutta la partita senza il gallo, non una quisquiglia, visto che il buon Gallea è stato nell'ultimo mese probabilmente il migliore in campo per Bassano come rendimento medio. Palla incredibile di Croce per Cama, che quasi trova Nick Tosetto da tre punti. Bordi, sarebbe stato incredibile. Cama, rimbalzo offensivo e il capitano ne esce vincente ad impostare per Alberto Dinca. 0 chiamato da Camazzotti, da tre punti deve prenderla, deve metterla, non va. Pascon, grande il suo assalto, spinge il contropiede. Ancora post basso per Delle Monache, non valeva, il fallo era stato commesso in precedenza da Nick Tosetto, terzo fallo per lui. Dopo il momento di tensione del secondo quarto di gioco, Nick Tosetto è riuscito anche a gestirsi in maniera abbastanza savia nei contatti contro Delle Monache, pur sempre ruvidi. Contessa contro Bordi, Pascon, Chinellato contro Alberto Dinca, pick and roll, non lo sfrutta Chinellato, decide di giocarsela da solo, 7 metri e mezzo, è corto il tiro di Eros Chinellato, anche lui sta subendo inevitabilmente un po' di stanchezza, più 12 Bassano, 60-48, Cama contro Contessa che ha gambe da vendere. Dinca per Bordi, cerca il pick and roll con Nicola Tosetto, recupera il pallone, deve prendere il tiro e non va, Croce rimbalzo offensivo, sbaglia di nulla, fallo di, vediamo di chi, è fallo del numero 7 Chinellato, quarto per Chinellato e super cross dovunque. Toffa si lamenta con l'arbitro Barbagallo per la mancanza di fischi in favore dei suoi ragazzi. Cerca di alzare il quintetto, come detto, coach Tofanin toglie Pascon e rimette Munaretto. Tofanin prega in aramaico lo stesso arbitro Barbagallo di prestare maggiore attenzione ai falli. Ovviamente
Barbagallo con una certa aplomb inglese ascolta le lamentele dello stesso Tofanin e gli dice che starà più attento. Non va questo primo tiro libero di Croce, che dopo i 13 punti del primo quarto ha realizzato solamente 2 punti nei restanti 16 minuti e 15 secondi. Importante questo tiro libero. Buono secondo. Sono 16 per Supercross. Contessa a pompare la palla. Cercheranno evidentemente di andare da Causin con una certa costanza. Causin, questo frangente, è costretto a giocare da mezzo lungo. Contessa da 3 punti con coraggio. Non prende niente. Bordi a gestire il possesso. 3 e 24 da giocare. Giustamente Maurone Gallea invita Bordi a gestire un po' meglio sta palla, che però va dentro, e ha ragione Bordignò, Mauro. 17 per Bordi e 63 a 48, massimo vantaggio per Bassano. Ancora chinellato, step back contro Dinca, grandissimo canestro di Eros Chinellato, canestro da leccarsi i baffi. Munaretto contro Bordi, consegnato di Tosetto per Mirko Camazzola, fuori dal brocco, Supercross su di lui. Tratteniamo il fiato, Zelle delle Monache recupera il rimbalzo difensivo, troppa fretta, qui sì, aveva ragione, Munaretto non prende niente, c'è però Causin, rimbalzo offensivo. 16 per il veterano del basket Mestre. Non ci si deve rilassare per nulla al mondo. Alberto Dinca contro Chinellato, uno contro uno fino in fondo, arresto e tiro. Grande canestro di Alberto Dinca, che finalmente si è svegliato anche a livello realizzativo. Gianluca Contessa per Chinellato, esce dal blocco Crosato, mai fare questa cosa, tocca la parte superiore del tabellone e il possesso è per Orange One. Bassano esce tra gli applausi, Mirko Camazzola, il capitano, prestazione di cuore e di classe per il nostro playmaker, il nostro capitano, il nostro amico. Rimessa in campo, Bordi contro la pressione mestrina che allunga tutto campo. Dinca a gestire questi 24 secondi pesantissimi. Bordi su di lui, Munaretto, spalla canestro, Supercross contro Causin, si gira, si volta ed è infrazione di passi, evidentemente precedente al fallo commesso da Munaretto. Pascon dovrà trovare delle soluzioni veloci, chiama il cambio su tutto, Pippo Campagnolo, Ciacchi contro Causin, Contessa trova nell'angolo Munaretto, trova un altro angolo per il tiro da tre, non va, Delle Monache si tuffa, rimbalzo in attacco, Bordi testa alta contro Pascon, non recupera il pallone con due mani, fossi stato in lui l'avrei buttata sul tabellone per una schiacciata, se ci fosse stato Alberto Stefano Gallea l'avrei fatto. Ed è time out per Mestre, mi sa di sì. Tofani leggermente alterato, come dargli torto. Time out per Mestre, che con Tofa che evidentemente vuole ragionarci su. Il basket ci ha abituato a parecchie sorprese, ma sinceramente 15 punti, anzi 13 punti in un minuto e 20, ok che abbiamo perso a Conegliano dopo un vantaggio di 9 punti sperperato negli ultimi 32 secondi, però ci sta che Toffa abbia le sue belle gatte da pelare in questo time out. Pippo Campagnolo evidentemente avrà disegnato qualcosa per far passare più tempo possibile o al limite per far ricevere il pallone ai suoi tiratori a più alta percentuale, nella fattispecie Alberto Dinca.
ovviamente super pressione di Mestre. Pascon contro Alberto Dinca. Tiene la palla fino ai 10 secondi, adesso dovremmo imbastire uno straccio di tiro. Alberto Dinca, area libera, piazzato Ciacchi da 3, non va. Causin, rimbalzo difensivo, spinge il contropiede, palla arrivata in qualche modo da Pascon. Contessa non può rifiutare il tiro, mette la tripla. Gianluca Contessa, 5 i suoi punti. Ultimo giro di lancette, Bordi contro Munaretto, deve far passare il tempo e non deve perdere la palla o fare doppio palleggio come in questo caso. Palla che finisce fuori dal campo per destinazione su rimessa, su tocco di Thomas Munaretto. 43 minuti, 43 secondi, fossero 43 minuti sarebbe un dramma. Entra un altro giovanissimo, ritorna sul campo Francesco Fabris, supponiamo per dare più pericolosità dall'arco dei tre punti. Ciacchi, su di lui grande difesa di Contessa. Dinca con la palla in mano, supera la pressione e la mette a campo. Bordi ribalta per Ciacchi, 4 secondi per il tiro, non se ne avvede nessuno. Bordi da tre punti, non prende niente, scadono i 24, poco male, almeno abbiamo mangiato un po' di tempo, mica di tanto, di 4, di 5 secondo me. Esce Ciacchi e rientra il capitano Mirko Camazzola, anche secondo me erano 5. Ci si deve giocare, si deve pensare anche alla differenza canestri, non lasciamo questi tiri facili ad Eros Schinellato, libero sotto canestro Causina a depositare il suo 18° punto. 7 punti, 8 punti ancora da gestire, 3 punti di margine in 19 secondi, se non succedono delle cose strane potremo anche riuscire a ribaltare la differenza canestri, che in un arrivo a pari punti, che è sempre più probabile vista la cozzaglia di squadre che sono prima in classifica in questo momento, ricordiamo che a 24 oltre a Mestre, che a questo punto ci rimarrà, ci sono in questo momento San Vendemiano e lo Yadran di Trieste, non vorremmo dire degli strafalcioni. Ed andiamo a controllare subitaneamente i messaggi mandati dal Solerte e Max Onda. A 24 punti in questo momento ci sono il Basket Mestre, lo Yadran e il Sanve, con San Marino che questa sera aveva una partita non semplicissima in quel di Bolzano, altra pretendente a raggiungere le prime della classe. Eh sì, con questo ci sarebbero, ipotizzando la vittoria di San Marino, avremmo 4 squadre a 24 punti e una a 22, cose mai viste sinceramente in questo campionato di C1. Fuori dal blocco Dinca, su di lui fallo di Pascon, inevitabile dalla lunetta Alberto Dinca per arrivare alla doppia cifra, anzi non in lunetta, non c'è bonus esaurito, bonus viene esaurito in questo istante. Nicola Camazzola per i tiri liberi, fallo di Schinellato, quinto di Eros Schinellato, e tutti dobbiamo tributare un grande applauso a questo stupendo giocatore, ci fa sempre piacere vedere atleti di questo lignaggio allietarci nelle nostre partite casalinghe. Bravo Eros. In lunetta Nicola Camazzola, buono il primo. Non va il secondo, 6 punti per Spillo. Pascon spinge il contropiede da 3 punti, arriva corta e cross, strappa un altro rimbalzo difensivo, contatto su di lui di Alberto Causin e finisce così 6-6, 5-7. Io sono Nicola Zè, vi ringrazio tutti per l'affetto che mi riservate e vi invito, arrivederci Mauro. E vi invito tutti sul nostro canale YouTube a seguire le prossime partite dell'Orange One. Ciao Lucia, dell'Orange One Basket Bassano. Arrivederci a tutti.